uno spettro si aggira per il mondo digitale. Lo chiamano ransomware, ma il suo vero nome è ricatto. Si tratta di un malware, e quindi di un software malevolo, che sequestra i nostri dati e rende inutilizzabili i nostri dispositivi. Tecnicamente, il sequestro avviene mediante la cifratura dei dati. E l'unico modo per decifrarli è quello di ottenere una chiave da parte dei criminali. Ransom, in italiano, significa riscatto. Ed ecco come si concretizza la proposta indecente dei criminali. Se vogliamo riavere indietro i nostri dati e sbloccare i nostri dispositivi, dobbiamo pagare un riscatto. Stiamo rischiando di perdere i nostri ricordi, informazioni importanti, oppure informazioni critiche per la nostra attività professionale. Questo è il vile ricatto a cui siamo sottoposti. Pagare, in ogni caso, non ci fornisce alcuna garanzia di riavere indietro i nostri dati. Di fronte, abbiamo organizzazioni criminali senza scrupoli, che dopo il pagamento potrebbero sparire nelle nebbie della rete. O che potrebbero usarci come cavallo di Troia, per infettare altri dispositivi collegati con noi e per colpire la rete della nostra organizzazione. Ma cosa dobbiamo fare, allora, per proteggerci da questo pericoloso virus? Dobbiamo, soprattutto, prevenire. Attenzione alle mail che riceviamo, per non cadere vittime del phishing. Facciamo particolare attenzione ai siti che visitiamo. Attenzione anche a cosa scarichiamo, per evitare di scaricare un malware. Ricordiamoci sempre di navigare in internet con dispositivi protetti da un software antivirus di carattere professionale, mantenuto sempre aggiornato. Ma la vera prevenzione è nell'effettuare salvataggi regolari. I cosiddetti backup. Mettendo i tuoi dati al sicuro, potrai evitare l'oggetto del ricatto e ripristinarli senza dover pagare un riscatto. Il 31 marzo di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale del Backup, che serve proprio a sensibilizzare le persone sull'importanza di salvare i dati. Per saperne di più, www.cyberguru.it